a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo scoperto delle magnifiche trappole esplosive. Però alla fine dei conti ragazzi, dopo aver esplorato un bel po' e dopo esserci fatti quasi ammassare da altri dei membri del simpaticissimo WLF, siamo riusciti ad arrivare all'esterno dello studio televisivo che stavamo cercando, quindi adesso non ci resterà che andare all'interno. Tra l'altro io vorrei ringraziare tutti quelli che sotto nei commenti mi lasciano sempre dei consigli, quindi come comunque comportarmi coi nemici, cosa fare, cosa non fare, principalmente possono essere molto utili. Per esempio qualcuno di voi ha scritto una cosa davvero molto interessante, che quando magari ci sono sia nemici umani che infetti si potrebbero utilizzare gli infetti a proprio vantaggio contro i nemici umani. Questa cosa ragazzi è veramente molto interessante, per cui grazie come sempre ragazzi anche dei vostri commenti. Esattamente qui ci siamo lasciati la volta scorsa, quindi non ci resterà che provare ad entrare. Immagino che ovviamente il nostro ingresso ragazzi sarà una di quelle finestre lassù, quindi non ci incischiamo, andiamo Ellie, forza Dina, all'avventura. Ovviamente cerchiamo sempre di fare attenzione a eventuali bombe, trappole anzi esplosive, perché non vorrei iniziare a caderci proprio oggi, visto che la volta scorsa sono stata abbastanza brava ad evitarle, quindi vorrei evitare di iniziare a fare magre figure di cacca giusto oggi ovviamente. Quindi allora di qua accessi non ne vedo, a meno che non possiamo salire di qua. Oh shit, cosa abbiamo qua? Questo sembrerebbe sangue fresco. Direi che è l'affermazione giusta. Oddio, è stato Tommy. Entriamo. Mi chiedo ragazzi se Tommy sta seguendo la nostra stessa scia, cioè sarebbe un caso assurdo, però niente, colpi al massimo raga, l'ultima volta ho usato non si sa quanti colpi, adesso mi devi dire che c'ho colpi al massimo, ma tu guarda un po', però vabbè. Ok, allora lui non possiamo esaminarlo ulteriormente, ma tanto qua c'è un altro che è stato ammazzato. Queste sono frecce però, Tommy usa l'arco? Quindi possiamo entrare di qua, immagino. Qua c'è questa corda che pende. Eh già. Chi è che lascerebbe una corda qui appesa per entrare giusto da qua? Va bene, allora, immagino che la situazione qua dentro non sarà rosea, quindi cerco di prepararmi psicologicamente a tutto. Per quanto riguarda, ragazzi, eventuale equipaggiamento, siamo messi abbastanza bene, direi, quindi iniziamo a guardarci intorno. Come sempre cerchiamo di raccogliere tutte le risorse disponibili, perché comunque come sempre ragazzi ci teniamo a ricordarlo, sono importanti. Cazzo. Oddio, sta attenta. Ma c'è una scia di morte qua dentro che è spaventosa. Posso cambiarmi l'arma? Direi di sì ragazzi, questa mi sa che è piena. Oddio no, c'è uno slot in più, però vabbè dai, la prendiamo lo stesso. WLF, quindi sia ben chiaro che questo era un posto ovviamente ragazzi di ritrovo per il WLF. Stiamo attenti, dobbiamo essere cauti, non sappiamo a cosa stiamo andando incontro, potrebbero esserci infetti, potrebbero esserci altri del WLF. A questo punto non lo so, perché probabilmente Tommy o li ha sterminati tutti o non so che cosa. Infatti qua dentro ragazzi sembra non esserci nessuno. Proviamo ad aprire un piccolo ripostiglio. Pillolette, alcol, stracci al massimo. Per ora è a posto così. Continuiamo a seguire la scia di morte, anche se qua sembrerebbe essere tutto sbarrato. Non credo che potremo passare di qua. E chi le solleva se drive? De vero, nessuno. Cioè di certo non noi due, quindi probabilmente dovremmo trovare un altro accesso. Forse da qui. Passiamo attraverso i condotti. What the fuck? Quella scena che ci aspetta. Oddio ragazzi, sembra una vera e propria esecuzione. Porca vacca, sì.
Tommy non c'entra. Vedi, era troppo. Che cazzo è stato? Ragazzi. Non lo so. Ma quello sul muro è un simbolo. Adesso andiamo a vedere. Fatemi prima. Fresco, fresco. Spero di no. Ma stai allerta. Raga, niente, ci mancano anche altri cacacazzi oltre quelli del WLF. Questo è un simbolo. Di nuovo quel disegno. Chi sono questi tizi? Altri che odiano il WLF. Esatto. Stavo per sembrano dirlo. Sembrano parecchio strani. E altra gente che non può vedere questi del WLF. Però c'è, regà, porca miseria. Cioè, sono parecchio arrabbiati. Così sembrerebbe. Non credo ci sia tanto da scherzare. Questa porta non la possiamo aprire. Qua ci sono scale da poter salire. Di qua altre scale. Io come sempre, ragazzi, sono alla ricerca di risorse utili. Vediamo un attimino se qua c'è qualcosa di buono. Ok, ingranaggetti. Perfetto. E un colpo. Una roba esplosiva non posso prendere. Ok, qui sembra nient'altro, ragazzi. Quindi, ho capito, loro odiano il WLF, ma non sembrano tipi tanto amichevoli. Quindi probabilmente li dovremmo temere anche noi. Chissà se sono ancora qui, se si nascondono da qualche parte. È abbastanza ansiogena come situazione, questo è assolutamente innegabile, quindi la bottiglia la prendo, perché comunque anche le bottiglie e i mattolini, ragazzi, possono risultare veramente utili. Quindi qua dentro non c'è una ceppa. Dentro di là c'è una fessura nel muro dove credo che potremmo passare. Scusa, Dina, fammi passare. Ah, mamma mia. Cioè, regà, sta situazione mi mette parecchio agitata, se seguimi. Vi devo dire sinceramente. Ma seguimi cosa? Ma sei tu che stai seguendo me? Cosa dici seguimi, Dina? Cioè, io non lo so, queste affermazioni qua ad cazzum completamente. Va, seguimi. Avevo già visto che dovevamo passare di qua. Allora, nient'altro. Sti cassetti sempre molto utili. Altra roba esplosiva non possiamo raccogliere. Aspettate, raga. Siamo sicuri che non posso farmi altra roba esplosiva? Allora, uno di questi lo posso fare. Ne almeno posso raccogliere questa roba qui. Stracci. Non posso farmi molotov né medikit, quindi va bene così. Per adesso metti a posto quell'affare. È di qua. Alcol. Ma è di qua cosa? Cosa ne sai tu, Dina? Da quando conosci questo posto? No? Dimmi. Perché non pensavo che conoscessi sto posto, porca vacchetta. Invece no, adesso fa l'esperta di sta ceppa. Fa la guida turistica. Mai pensato di fare la guida turistica? No? Beh, penso che potrebbe essere il tuo futuro. Ah no, dimenticavo, siamo in un mondo post-apocalittico in cui non servirebbe un cazzo. Vabbè, dai, troverai un altro senso alla tua vita. Andiamo. Belli, mi piacciono i colpi. Ah, bello il dettaglio, ragazzi, che c'è l'arma e lei prende i colpi dall'arma. Figo, figo, figo. Questi sono i dettagli che ci piacciono. Qui altre scale, va bene, qui si scende di nuovo di là. D'accordo. Preparamose. Comunque qua ho un grosso buco all'acqua perché non c'è più nessuno. Cioè, arriva sempre qualcuno prima che ci sbroglia la situazione. Poco da fare. Merda. Queste chiuse, immagino che dovremmo passare da fuori, no? Dove? Non mi piace. Siamo troppo esposte. Dobbiamo cercare ovunque. Voglio trovare Lea. Solo sta attenta. A te non vieni con me? Con attenzione. Ah, ok, lei viene anche, ok. Ovviamente fa attenzione al cornicione, non fa cazzate. Intanto inizia a guardarmi intorno, come al solito. C'è sempre qualcuno che è più veloce di noi. Sia Tommy, siano adesso questi qua. Mamma mia, un altro corpo. Prendiamo i colpi, ovviamente. Mi dispiace, amico, ma a te non servono più. Un altro corpo. Raga, hanno fatto una strage. Una strage. Incredibile, cioè non ci hanno lasciato nessuno. Nessuno da poter tipo interrogare o robe simili. Chi mi mela? Questa è amica degli animali. Ci piace. Va bene. Allora, che altro abbiamo qua intorno? Sembrerebbe niente, ragazzi. Quindi
Non ci resta che guardare di qua. Aspetta, ma qua da dove sono entrata? No, non è lo stesso ufficio, anche se sono praticamente uguali. Ma qui non c'è nulla. Io credo che dovremmo uscire da qui, immagino. Perfetto. Allora, di sotto direi che fuori discussione non si può andare. Quindi andiamo di sopra. Forza Dina, non mi lascia da sola, troppo tempo da sola, per favore. Ok, altro sangue. Oddio, raga. Ve giuro, mi sta mettendo inquietudine sta cosa che voi non vi potete immaginare. Che succede? Cosa? Parla, Dina, parla! Cosa hai sentito? Niente, non mi risponde. Non sono degna di risposta io, d'accordo? Ci stiamo solo cagando nelle mutande, fa niente. Dina, continua ad aumentare la tensione, mi raccomando. Un foglio. Vediamo che informazioni ci dà. Ru, un uccellino mi ha detto che le ieni che hai catturato sulla costa hanno cantato. A quanto pare Isaac è rimasto molto colpito. Capisco che i dubbi non ti mancano, ma devi tenere duro. Mostragli che quanto è accaduto sulla costa non è stato un caso e potrai sistemarti a vita. È un'occasione che non capita a molti. Sono fiero di te, papà. Le iene, parlano di ste iene. Ma sto gruppo qua che ha fatto sta strage, saranno le ste iene, ste famose iene? Chi lo sa, vabbè, fatto sta che... non ci resterà che entrare in quella porta semichiusa. A me non piacciono le porte semichiuse. Che cazzo apro a fare la finestra? La porta se qua era rotta. Mannaggia santa, vabbè. Niente, raga, pure stasera dislessia portami via, perdonatemi. Ma la tensione mi fa balbettare quasi. Perché a questo punto, ecco, adesso l'ho sentito anche io. Se proprio devo essere sincera, Dina, ho sentito anche io un brutto mugugno, un rantolo, un qualcosa di strano. Andiamo. Ah, non mi dica lei. È lei. Eccala. Lia. Sicura? Sì. È una... Quando si dice avere l'universo contro, eh? È un walkie-talkie. Che sfiga, raga. Niente. Non ha niente con sé. E da dove viene questo rumore? Passo. Altre foto. Ma questi già hanno la mania delle foto. Dina. Guarda, ci sono tutti. Aspetta. È vicino a Jackson. Come ridono gli stronzi. Ecco Abby. Quella che l'ha ucciso. Tre in meno, giusto? Tre in meno. Qui sito 2, ci ricevete? Unità di supporto India in arrivo allo studio TV. Ripeto, merda. Unità India in arrivo, passo. Sì, meglio muoversi. Quindi lo sguardo di Ellie dice tutto, ragazzi. E da notare il dettaglio che come arma da mischia ho l'accetta, anche nel filmato lei c'aveva l'accetta appesa, ragazzi. Come ti senti? Come me dovresti... Sono incazzata sentire. Perché volevo parlarle. Già. Ma non ha fatto nulla, Joel. Avrebbe avuto poco senso costringerla a parlare. Ha fatto parecchi chilometri per torturarlo. Non mi importa se l'abbia ucciso o meno. Capisco. Vuoi, raga, vuoi cercare un posto sicuro? E frugare nelle sue cose? Ecco qua. Giù, presto. Te pareva? Meraviglioso, signore e signori. Ok, hanno riparlato di iene, ragazzi, eh. Ma possiamo scendere? Che dite? Come facciamo a uscire da qui? Non so perché sto andando di qua, eh. No, vabbè, ci sarà un modo, ragazzi, per tornare di sotto. Perché sono tornata qua dentro? Speravo di poter scendere da qui, sinceramente, ma credo sia fin troppo alto. È stata una cosa, raga, che ha avuto del comico, ma... Cioè, scusate, raga. È stato tragicomico, direi.
Comunque, allora immagino di dover tornare da dove sono arrivata. Dobbiamo tornare alle scale, ragazzi. E questi ovviamente arriveranno su tra poco, quindi eccolo là. Devo cercare di avere calma e sangue freddo per quanto possibile. Anche se, come al solito, ragazzi, ogni mio tentativo di stealth deve sempre bellamente andare a quel paese. Quindi non so come farò, ragazzi. Non so come farò. È qui! Vedete, niente da fare, ragazzi. Niente, è sempre una merda. Oddio. È sempre una merda. Tutto una merda. Assolutamente una merda. Non deve fuggire! Ok, è già andato, vedete? Già è fallito. Il primo tentativo di stealth già è miseramente fallito. Ah, merda, vieni qua. No, 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 non c'ho arma da mischia. Mani nude, ah, porca miseria. No, regà. Dramma, 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 dramma. Dramma terribile, sto per morire, sto per morire. Dammi un attimo di tempo, Dina. Ah, no, a lei non le sparare, eh. Era lì in piedi, ma non le sparare. Oh, che cazzo è successo? Ricarica, oh, porca vacca, regà. Guai, guai in vista. Giardina ce l'aveva qua davanti e non gli ha sparato. Perché non gli ha sparato, dico io? Gesù, ragazzi, non so come devo fare. Non so come fare a regolarmi con sta questione dello stealth. E non so che cazzo fare, veramente, regà. Perché così le munizioni poi vanno, vanno belle che a farsi friggere. Ah, non mi stavano vedendo, tra l'altro. Mi sono fatta scoprire di nuovo. Fantastico. Ecco fatto, allora. Almeno qua ho usato un colpo solo. Cioè, regà. Ah, miracolo. Miracolo, ne ha colpito una Dina e l'ha fatta fuori. I misteri della fede. Non credo. Anch'io temo non siano morti. Da questa parte. Dove? Andiamo, andiamo. Andiamocene via, vai. Di qua, vero? E di qua? Non... Gli scatti generano rumore. Posso rivelare la tua posizione? Dina si è fermata ad osservare la luce del Signore. Stavolta non penso che abbiano visto me. Maledizione! Grazie, sì, sì, eh. Vabbè. Direi che è il caso di correre, va. Corriamo, corriamo, via, via. Sì, lo so, già l'ho usata la finestra. Ancora prima che lo dicessi. Via, via, via. Ma Dina mi è dietro? Oh shit, raga. Raga, un guaio enorme. Enorme, una parola a correre. È a piedi, te pare facile? Loro sono 50, noi siamo in due. Porta, porta. Oddio, di sicuro sarà una cosa di merda qua, ragazzi. Abbiamo ok, ha fatto in tempo a rientrare, che culo. Per ora può andare, muoviamoci. Per ora può andare, oddio. Raga, in posti come questi ci stanno. Ah, pure le spore. Ok. Io non ne avrei bisogno, sinceramente. Ma vabbè. In sti posti ci stanno sempre infetti, ragazzi. Allora, dove dovremmo andare? Che qua sembra tutto bloccato. Dov'è Dina, tra l'altro? Dina, che cazzo fai qua ad ammirare le macerie? Muovi le chiappe. Ci deve essere un modo per passare da qualche parte, no? Ah, di qua. Mamma mia, era giusto dietro le spalle. Andiamo. Che situazioni di cacca, ragazzi. Cacca a dire poco, direi. Comunque, temo, andiamo avanti, che la situazione non potrà fare che peggiorare. Perché comunque in posti come questi, regà, gli infetti ci sono sempre, che ti aspettano in agguato nelle tenebre. Come potrebbero non esserci? Posso crearmi un medikit? Vero? Certo che sì. Così posso raccogliere anche questo straccio qua. Va bene, andiamo, andiamo ad incontrare gli infetti che sicuramente saranno qua sotto, in queste profondità. Spero ci sia un passaggio. Ce la siamo vista brutta. Lo so.
Mamma mia, raga, cioè, ma una situazione del genere, mamma mia, viva la claustrofobia. Io non so se qualcuno di voi è claustrofobico, io non lo sono. Eccolo là, perfetto, Cal. Vabbè, non ho previsto niente di troppo imprevedibile, ragazzi, su questo siamo d'accordo. Io non sono claustrofobica, stavo dicendo, fatto sta che comunque certi spasti stretti, allora, alla fine sono ieni o intrusi, creano abbastanza tensione. Ok, vedete ragazzi, questo forse è uno di quei casi in cui possiamo usare gli infetti a nostro vantaggio, probabilmente. Hanno ucciso mai. Ecco. Anche Jordan è morto. Oddio, qua c'è un runner. Che cosa cazzo siano? Sulla destra. Pure sulla destra. Non l'avevo mica notato. Vediamo un po', ragazzi, se funziona. Arriva. Che bello, ragazzi. Bello questo suggerimento che mi avete dato. È stupendo. Certo, poi probabilmente ci dovremo occupare di tutti questi clicker, ma è comunque bellissimo vederli scappare così. Davvero bellissimo. Non so più poetico. Basta che adesso non vengano a catturare noi, insomma. Questo sì, loro stanno ancora lì scappando. Intanto noi ci facciamo i beneamati fatti nostri, ragazzi. Chi c'è? Chi c'è che mi sta vedendo? Abbiamo anche delle intruse! Non ci posso credere, ragazzi. Sono troppi! Non ci posso credere. Ok, comunque gli infetti continuano a dargli fastidio. Questa è una cosa bellissima. Qua dentro non c'è niente. Ok, credo che qualcuno sia stato ucciso da un clicker. Continuate ad inseguirli, ragazzi. Facciamo parte della stessa squadra, chi mai se lo sarebbe aspettato. No, abbiamo detto facciamo parte della stessa squadra. Non potete venirmi a rompere i maroni a me adesso. Facciamo un bel falò, ragazzi. Un bel falò. Oddio, no, vai dal tuo amico. Sono veloci sti bastardi. Guai, guai, grossi guai, ragazzi. Grossi guai. Ok. Non restiamo qui troppo a lungo. Ma dai, pensavo di farci la casa. Qua dentro, Dina. Continui a dire delle ovvietà che mi irritano non poco. Continuo a sentire clicker in lontananza, ragazzi. Intanto però almeno soldati VLF sembra non ce ne siano. Qua c'è un piede. Ma sono dettagli. Allora, straccetti. Le bottiglie ce le abbiamo al massimo. Questo è stato bello che carbonizzato. E qua c'è un'arma da mischia. Direi di cambiarla, ovviamente, che è più resistente. E qua, regà, mi sa che mi tocca ancora un attimino esplorare. Infatti prendiamo questo. Qua c'era un cassetto. Esatto, che non avevo potuto aprire. Degli straccetti. Ma sono ancora clicker qua nelle vicinanze. Li sento, ma non mi sembra siano qua vicino. Intanto apriamo sti cassetti, ragazzi. Dovremmo comunque riuscire a trovare una via di uscita. Che meraviglia. Sempre bellissimo ritrovarsi in queste situazioni di merda. Davvero. Mai un attimo che uno possa stare un po' in santa pace, farsi un po' i cazzi suoi. Direi di no. Allora, qua nella monnezza niente. Andiamo di qua, signore e signori. Vediamo su questo bel vagone cosa riusciamo a raccattare. Dell'alcol. Medikit al massimo. Come siamo messi con la salute? Ma direi che mi curo e raccolgo questo che sta per terra, ragazzi. Sarei scema se non lo facessi. E che altro. Comunque è bella, ragazzi, sta cosa di usare gli infetti contro i nemici. Interessante. Fatto sta che poi se te scoprono pure a te è un grosso problema. Però poi uno fa quel che deve fare, ragazzi. Allora
possiamo aprirla questa porta. Direi che possiamo anche non stare accucciati. Tina, dammi una mano. Gina, 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 Gina. Oh shit, chiudi, 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 chiudi. Mi dispiace ragazzi, la cena è rinviata. Sì. Stai bene? Dentro, così, sì, grazie. Una favola, tesoro. Come al solito. Sono molto stanca. Sì, andiamocene. Grazie, anche io, cioè anche io, no? Penso che tutte queste cose siano un po' sfiancanti. Che diamine, fabbrichiamoci una molotov ragazzi, raccogliamo questo straccio qua. E fatemi ricaricare perché non mi voglio ritrovare a secco sempre quando serve. E andiamo. Che brutta situazione, regà. E che ansia di tutto. È tutto così dannatamente buio qui. E per quanto questa cosa mi intimorisca, direi che possiamo andare. Spero non ci sia nessuno nascosto da qualche parte su questi sedili, perché sarebbe una sorpresa davvero non gradita. Oh, ci sei tu. Però vabbè, tu sei morto, può andare bene. Altre pillole? Me ne serviranno tante. La via è bloccata. La via è chiusa. È custodita da coloro che sono morti. Da qui, Dina, dove arrivo? Scusa, che sono un po'... c'ho le gambe che mi fanno un po' Giacomo Giacomo. Passiamo, allora. Hai sentito come ci chiamavano? Iene. Esatto. Sono stati loro a disegnare sui muri e a sbudellare lupi. In questa città sono tutti squilibrati. Ci credo. Io penso che un po' in tutto il mondo ormai, Oddio, che minchia sta succedendo? Ehi, che c'è là sotto? Le luci rosse non preannunciano mai niente di buono. Nei giochi horror soprattutto. C'è nessuno là? C'è un morto. E va bene, se spengo pure la luce andiamo proprio benissimo. Andiamo. Allora, io voglio avere un'arma che mi permetta di ammazzare all'istante se dovessi ritrovarmi qualche sorpresina. Ti dispiace se lo prendo? Penso di no. Che ti è successo? Oddio! È bruciato. Hai mai visto nulla del genere? Ma cos'è? Spore acide di bloater. Oh. Ma quello non sembrava un bloater. No, vi prego. Chiunque combattano, dovremmo lasciare che si scannino tra loro. Giusto. Cioè, allora, parlano di spore acide di bloater, ma dicono che non sembrava un bloater. E quindi cos'altro cazzo c'è che può sparare spore acide che non sia un bloater? Che è già abbastanza un dito nel sedere, direi. Vabbè, possiamo andare di qua, credo. Saliamo. Con un poco timore. Un morto. I miei preferiti. Chi non li preferisce? Allora, lì c'è un'altra scala. Dobbiamo cercare ovviamente ragazzi di uscire, di tornare all'esterno. Deve esserci un modo. Grazie a questa. Facciamo subito e via di lancio. Top. Può funzionare. Sì. Aspetta però, qua dietro c'è qualcosa prima che io salti al di là. È chiusa, è aperta. C'è della robetta qua ragazzi. C'è anche un banco da lavoro. Cioè anzi forse c'è solo un banco da lavoro. 7 ingranaggetti. Va bene, usiamo il banco da lavoro. Allora vediamo un attimino se possiamo migliorare qualcosa. Allora, abbiamo 89 ingranaggetti attualmente. Non so mai a quale arma dare la priorità ragazzi. E questa è una cosa brutta. Va bene, dai. Allora, per quanto riguarda il fucile a pompa, ragazzi, che è sicuramente la mia arma preferita, direi di migliorarne la capacità per 50 ingranaggetti. Bellissimi sti rettagli, ragazzi, che modifica veramente fisicamente le armi. È stupenda sta roba, veramente. Sui dettagli che possono fare la differenza.
Perfetto, adesso ci sono rimasti solo 39 ingranaggetti. Al prossimo banco da lavoro, ragazzi, sicuramente miglioreremo qualche altra arma. Quindi, direi... Dina, dov'è Dina? Dov'è Dina? No, so dov'è Dina. Fatto sta che... devo saltare. Devo saltare per quanto la cosa faccia paura. Vado, 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 vado. Mamma mia, Ellie, questo è il tuo salto? Speravo che ci mettesse un po' più di enfasi. Quindi R1 e L sempre per oscillare. Meno male che me l'hanno ricordato, perché vedevo di sinceramente che non mi ricordavo come farla oscillare. Quindi avrei premuto tasti a caso. Quindi il gioco mi ha letto nel pensiero anche questa volta, ragazzi. E si salta, e va bene. Questa pure è aperta? C'è qualcuno qua? Qualcosa di utile? Oh, un altro clicker morto. Che peccato. Che tristezza. Foglietto, alcol, pillolette, medikit. Siamo abbastanza pieni, ragazzi. Sì, dai. Non lo prenderò. Ok, credo di aver preso tutto. Perfetto, scusa Dina. Direi che possiamo andare. Vediamo se questa sarà la scala della salvezza, ragazzi. Se ci porterà. La scala è rotta. Accidenti. Come sempre il gioco mi risponde subito. Ci porterà a Monculo Beach. Ci porterà da nessuna parte. Quindi adesso cosa dovremmo fare? Credo che la domanda sorga spontanea, no? E Dina dove è andata, tra l'altro? E che qua, ragazzi, è tutto inaccessibile. Cioè qua non possiamo andare da nessuna parte. È tutto chiuso. Non ne ho la minima idea. Dina, hai qualche suggerimento per caso? Mi sta sfuggendo qualche particolare, ragazzi, che non riesco a vedere. Che c'è, Dina? Ah, grazie Dina per aver fatto luce sulla questione. Sei stata davvero utile. Era così semplice. Un altro server. Dobbiamo uscire da qui. Stan, attento. Merda. Un altro cosa? No. Ha riconosciuto il nome. Mi sta a fare. Ci sono. Porca troia. Era un nuovo amico con cui giocare. Nemmeno io. Chissà se ste grate reggono, ragazzi. Spero di sì. Non mi fate scherzetti di merda mo, eh. No, no. Cioè, Shambler. Quindi una nuova mutazione. In pratica spara puzzette talmente letali da scioglierti la faccia. Chiaro. Il bloater lanciava merda. Lo shambler semplicemente scureggia. E se sei a portata di scurra, in pratica rischi di liquefarti. Ok, è lì, esattamente lì. Immagino che non ci veda come i clicker, ma che sia particolarmente sensibile ai rumori. La tua sinistra. Ce n'è più di uno. Fantastico, meraviglioso. Spettacolare. Non mi aspettavo tutta questa ospitalità, vedo sinceramente. Non ho portato nulla. Ah, c'è un runner, perfetto, ci sono runner. Gli infetti non possono, certo che possono, i runner possono. Dimmi che ha preso fuoco, ti prego almeno. Dimmi che morirà. Attenzione! Prendendo fuoco. Oh porco zio. Porca miseria, che cazzo sta succedendo? Aspetta, ferma. Sto per morire. Che cazzo. Portata di scusa via. C'era un altro. Oddio, non ce la posso fare. No, stammi alla larga. Oh. Porco zio, attessore, dai a mammeta! Maledetti stronzi! Ti hanno preso? No, sono pulita. A me mi ha scorreggiato addosso, invece, cosa dovrei dire? Li chiamano così? Ok. Sì. Da dove diavolo saltano fuori? Ho sudato freddo, ragazzi. Che cazzo ne so? Terribile. Ma sono disgustosi. Beh, direi.
usano le scurre come arma di distruzione di massa, direi che sono abbastanza disgustosi, no? Ah, ci fa pure il disegnino, giustamente, gli dedica una pagina sul suo bel diario. Bellissimo, davvero bellissimo. Shambler, da dove arrivano i nuovi infetti? Nuove mutazioni, sapete un po' come funzionano ste cose, no? Cioè, sono cose un po' strane, non le puoi tanto spiegare, alcol. Ho sprecato, cioè perlomeno usato due molotov, signore e signori. Quindi direi di fabbricarcene una. Visto ci siamo. E sempre molto utili comunque. E ok, presi stracci. Oddio, ci mancava sta nuova stregoneria, ragazzi. Ci mancava, davvero ci mancava. E io già me so persa, tra l'altro. Perché sti posti mi sembrano tutti uguali, ma di qua non ci so passata. Ok, di qua sì. Esattamente dove sono morti i due zozzosi. Nel frattempo, se me ne è data l'occasione, vorrei... Ah, di qua si esce, quindi vorrei appunto guardare qua in giro. Guarda le ustioni. No. No, sto bene cosa? Ah, sto bene nel senso sto bene così, grazie. Non mi interessa vedere in che modo le scuregge di sti nuovi infetti ti sciolgano la pelle. Pure te c'ha ragione, se proprio hai di tutta. Regà, mi devo ricordare che c'ho pure stordenti e pure questi, quelle altre trappole esplosive. Non me devo dimenticare di questi strumenti che possono essere comunque... Oddio, un colpo. Che possono essere appunto comunque molto molto utili, che diamine. Quindi, credo di aver guardato dappertutto, almeno mi auguro, perché sennò poi mi sgridate e mi dite: non hai guardato lì, non hai guardato là. Andiamo, ragazzi. Un bel respiro. Vediamo dove ci porta. Tiriamo la catena. Tiriamo la catena, la catena, la catena. Ce la fai a reggere? Con calma. Ah, ok, meno male che ci stava quasi. Giusto. Ok. Un banchetto, un carrellino, come lo vogliamo chiamare. Che ha resistito molto, devo dire, davvero tanto. Allora, io voglio solo uscire da questi... Sembra sicuro. Tunnel di merda, ragazzi. Per quel perché... che vedo. Beh, per quel che vedi. Non ce la faccio, Chandler. Raga. Come se non bastassero appunto, gli altri. Appunto, una nuova diavoleria. Ormai per te è routine. Sì, beh, una routine di merda. Esattamente. Non significa che una routine debba essere per forza qualcosa di piacevole, eh? Questo è poco ma sicuro. Comunque, regà, troppe porte, troppo tutto, scusatina, fammi passare, grazie. Troppo silenzio, troppe tenebre, troppo wow, aiuto. Non ce la posso fare per tanto tempo ancora così. Però vabbè, voglio solo trovare un'uscita per uscire da questi tunnel, davvero. Davvero, lo dico sinceramente, perché... è un incubo, d'accordo? Non ci bastano i nemici, ci stanno pure gli scureggioni, mo. Oddio, che è l'Ave Maria, che cazzo è? Ehi. Hey. Ah. Non ti sembra la donna dei graffiti delle Iene? Già. È proprio lei. Ah, perché gli hanno dedicato pure... Iene? Pure statuette. Dopo quello che ho visto, forse non voglio saperlo. Ah, le Iene di solito mangiano le carcasse che trovano in giro, cioè i resti magari che lasciano anche leoni e robe simili. Quindi se si sono meritati questo soprannome, un motivo ci sarà. Cosa dice qui? Ehi, Dewi, hai dimenticato di nuovo il codice? Portami una bibita e sarà tuo. Ma vaffanculo, va. Qual è il nuovo codice? Maledizione. Sopravvissuti miracolosamente vivi in un quartiere abbandonato, Lower Queen Anne. I militari hanno scoperto un'intera comunità la cui esistenza era sconosciuta. Mentre i quartieri circostanti venivano invasi dalle vittime dell'infezione da Cordyceps che ha piegato la nazione, questi sopravvissuti sono riusciti a tenere al sicuro le proprie case, le proprie strade, senza aiuto esterno per almeno 6 mesi. A pochi giorni dall'esaurimento dei viveri, questa storia ricorda da vicino un miracolo. I membri della comunità attribuiscono la propria sopravvivenza all'unanimità all'operato di una singola donna. Eccola qua, pagina strappata. A differenza degli altri, Prepper aveva fortunatamente rifornito il suo bunker per l'intero vicinato. Alla domanda risposta di aver ricevuto una visione della catastrofe attribuendo il contagio a un castigo divino, ok? Altri sopravvissuti hanno subito confermato le tenebre. Ci ha guidati, ha avuto intuizioni e raccoglie, sapeva ci avreste trovato, ciò che andava fatto quando i militari scelte di restare, bla 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 bla. Quindi questa qua aveva avuto una magica visione di quella che sarebbe stata poi questa
terribile catastrofe. Mazza, quindi ha pensato a sé e poi sì, guarda caso, ha aiutato i suoi vicini. Certo, sicuramente. Merda. Serve la combinazione. Portami da bere, gli ha detto il tipo. Portami da bere. Non è che c'è sta qualcosa vicino a questi distributori, per puro caso? Portami da bere. Niente, qualcuno ha avuto qualcosa da bere e poi si è attaccato a ca, perché non vedo nulla, ragazzi, con combinazioni qua intorno. Magari un corpo, un cadavere, qualcuno con un foglietto, robe simili. Questa pure è chiusa, che gioia. Deve esserci un'altra strada. Ah, molto ottimismo. Meno male che c'è lei, ragazzi, che è ottimista, come sempre. Di qua si può scendere. Ma è possibile che non ci sia nessuno che abbia sta benedetta combinazione? È lì. Dica? Sì, lo so dove devo andare. Già ho visto la strada che devo seguire. Non è che per caso c'è sta un cadavere qua da qualche parte che appunto c'ha questo famoso codice, no? Sembrerebbe di no, ragazzi. Da qui siamo arrivate. No, non vedo nessun corpo che abbia una combinazione accanto a sé. Qua si può aprire, scusa. Questa non l'ho aperta. Però si può entrare di qua. Ah, ma qua non c'è so proprio entrata. Fermi un attimo. Ah, sì che c'è so entrata. Perché non le ho viste ste robe? Tipo questo colpo. Tipo i colpi al massimo di là. Ma c'è modo di entrare qua dentro in qualche modo? Andare oltre questa porta che è così tristemente chiusa? Sembrerebbe di no. Non ci posso far nulla, ma proprio nulla. Acci picchiolina. Qua sì, ci sono stata, ragazzi, è proprio la zona dei distributori. Niente, ragazzi, vabbè, io ci ho provato, a meno che veramente non mi sono persa qualcosa che non ho notato. Poi sicuramente magari qualcuno di voi me lo specificherà. Quindi possiamo andare di qua. Opla, buttiamoci sempre. Eccolo là, un altro scureggione, ragazzi. Merda, Scheffler, ce la facciamo. Ce la facciamo? Sempre tanto ottimista te, eh? Poi tra l'altro, raga, se ci sono runner... E qua continua a dire... Proviamo ad usare una di queste, scusate, eh? Ah, ma la posso piazzare solo così. Ma si gira di là, ma farà lo stesso giro, secondo voi? Ma lo posso ammazzare silenziosamente questo? Credo proprio di no, ragazzi. Ah, ragazzi. Ha avuto non so che di tragicomico pure questo. Davvero, non so che di tragicomico. Proviamo. Allora, niente, raga, come al solito il mio stealth non è possibile. Insomma. E vattene a fanculo pure te, Madonna santa. Niente, volevo provare. Ecco qua, ma scureggiata addosso. Ma vaffanculo, mannaggia a te, mannaggia, va. No, un altro, e no, e no, e no. Ma siete proprio bastardi. Mamma mia, raga. Non è di certo questo l'approccio giusto. Dovrò trovare un approccio migliore, sicuramente. Allora, io direi, ragazzi, che riprenderemo da qui la prossima volta. Una situazione spinosa da affrontare sicuramente con un pochettino più di fermezza mentale, cosa che io attualmente non ho, dopo tutto quello che è successo nel frattempo. E con l'idea che ci siano ormai questi scureggioni, ragazzi, in giro. E posso approfittare, come al solito, magari, dei vostri suggerimenti. Per cui, ragazzi, non dimenticatevi di scrivere qualche bel commento qua sotto. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!